Buongiorno, oggi è venerdì. Oh, il giorno più bello della settimana, perché domani è sabato. California Kitchen Pizza, Chicken Pizza. Buona! Cioè, andiamo a fare una pasta buonina. Pasta bolognese. Buona! Vai! Noi iniziamo venerdì dal pomeriggio e andiamo. Let's go! Facendo questo processo di colloqui, praticamente abbiamo fatto una quasi una 25, ne ho ancora da fare, no 22, ne ho ancora lunedì da fare. Su 22 colloqui organizzati, 7 non si sono presentati. Ma io dico, ma vero o non vero? Dico, vero o non vero? Com'è possibile? Il lavoro comunque è stato descritto molto chiaramente nella descrizione. 7 non si sono presentati. E hanno comunque confermato l'appuntamento via telefonica. E 2 sono arrivati in ritardo e li ho cacciati fuori. Vabbè, puoi presentarti... non puoi presentarti a un colloquio di lavoro e sei in ritardo. Scusate, ma non funziona. Wow, sono scioccato. Poi dico che non c'è lavoro. Se decide poi questo lavoro è comunque l'iscrizione del lavoro. Job description, come si dice. È molto chiaro, quindi con benefit, con si riferisce a le vacanze pagate, 2 settimane all'anno pagate di vacanze, con bonus ogni... ogni 3 mesi, quello che è. Cioè, pazzesco. Io non so questa gente. Vabbè che non è tanta la paga, non viene pagato tantissimo perché è il minimum wage. No, anzi non è il minimum wage, è molto più del minimum wage. Non è tantissimo, perché comunque non è tantissimo. Però è sempre meglio che andare a lavorare a McDonald's o lavorare chissà dove, non so, in un posto dove comunque non guadagni un granché. Strano, veramente strano. Non ve lo dico, però non ve lo dico. Voglio mettere il nuovo marmitto della macchina. Ho visto un marmittino, una Mini Cooper davanti, e praticamente ho sentito un rumorino, sembra quella del rumorino della Fiat, ma un po' più corposo. Fiat 500 Abar, ma un po' più corposo, ed è incredibile il suono, quindi l'ho rintracciata via internet, YouTube, e praticamente ho visto Marche. Adesso vado al mio meccanico di fiducia, vediamo quanto mi costa fare questo giochino. Ah, ragazzi, siamo arrivati in ufficio, andiamo. Justin è venuto a trovarmi in ufficio. Oh mamma mia, Justin è venuto a trovarmi in ufficio, da un po' che non vedevo Justin. Un trovato avanti in marina della rega, eh? Sotto! Vantare amico together today. Quindi lui mi porterà verso questo meccanico a vedere se posso mettere questa marmitta dalla macchina. Magari lo facciamo al volo oggi, vediamo un po'. Sì, sì o no? Monday. Beh, lunedì. Oggi yes, no. Ok, all right. Let's go around the motor control boat. No, I got it. Really? Ok, all right. Andiamo a far girare la macchina, la barca telecomandata. Noi ci siamo fra un po'. Andiamo a vedere come va sti cazzi di barchetti. Ciao! Quasi ora di andare a casa, ragazzi. Oggi che giornatona. Quindi oggi abbiamo fatto un sacco di colloqui, ed è pazzesco perché alla fine un sacco di persone che ha fatto colloquio di fronte al drug test mi hanno spiegato che comunque usano fumano marijuana perché comunque
il dottore gliel'ha detto che va bene perché per uso, come si dice, curativo, si può dire. E quindi c'è una frustrazione incredibile, perché in California è legalizzata con la marijuana, quindi se vai alla tua tessera puoi andare in una farmacia dove vendono, si chiama farmacia quello che è, per la Maria, e quindi è legalizzata. E poi dopo ci sono società come la mia società che fanno il drug test addirittura dal capello, quindi vanno dietro fino a 3 mesi, e quindi è un processo incredibile, cioè è una frustrazione incredibile. Quindi da quelli che mi piacevano come persone, come si chiama, curriculum, è un casino, non si capisce più nulla. Quindi c'è chi voglia lavorare, chi non voglia lavorare, chi non si presenta, chi fuma e non può lavorare perché comunque questa compagnia non accetta chi fuma anche per a livello curativo. Frustrazione. Porca troia. E ora andiamo a casa, ragazzi, è venerdì, sabato, boom boom. Oggi poi questo fine settimana c'è la MotoGP ancora in Austria. E poi voglio fare questa cosa che l'altro weekend non sono riuscito a fare, e quindi devo per forza farlo questo weekend, se no chiudo il canale. se non faccio questa cosa questo fine settimana che vi ho promesso la settimana scorsa, disiscrivetevi tutti. No, non so che non lo fate. Se non riesco a fare questa cosa questo weekend, l'ultimo video che faccio vi mettete tutti il dislike. Buona! Vai, andiamo a casa, let's go! Ragazzi, quindi questa sera voglio fare qualcosa di diverso. Voglio leggere un po' di commenti che sono arrivati. Cosa un po' diversa, che non faccio mai, però... ho detto, vediamo un po' se riesco a leggere un po' di commenti che mi sono arrivati sugli ultimi video. Leggere i commenti e rispondere in un video, perché no? Quindi ora apriamo l'ultimo video che ho fatto, anniversario di matrimonio e sorpresa Joe and Joe Family, e mi leggo tutti i commenti e per questa sera chiudiamo il video così. Andiamo, let's go! Partiamo dai top comment, quindi facciamo, no, dai nuovi, ma i top comment. Mirko Jax dice: Papa Joe sembra il nome di una pizzeria americana e Mama Joe un ristorante di New Orleans, entriamo in business. Bella questa, non sarebbe male. John Travolta, hashtag Joe faccio un video. Joe, i tuoi video mancano moltissimo per davvero, è bello averti con Valteroni, mitici mamma e papà Joe, che sorpresa dire mamma e papà Joe, le salute entrambi, si vede che anche Joe ha imparato da loro l'umiltà e l'educazione. Auguri Valteroni Nicole, che bella foto del matrimonio. Read more, aspetta un attimo, e bambine sei sempre dolcissime, troppo dolci quando ne hai fatto regalo, grazie Walter del video, siamo top, sempre positivo. Grazie John Travolta. John Travolta è uno che ci segue da tantissimo, che mi segue da tantissimo, e quindi è sempre molto carino e gentile. Grazie John Travolta. E poi dopo John Travolta parla con mamma Joe, e andatevelo a vedere. Io faccio soltanto le prime domande, non faccio poi i replay. Paolo Laveno dice: sì, genitori di Joe, belli e giovani, grandiosa, grazie Paolo, ciao. Però è vero, i genitori di Joe sono grandiosi, troppo squisiti, grandissimi. Mi hanno appena fatto vedere una pubblicità di Emilia che non ho mai visto. Vai, quindi, Susanna77 mi dice: buon anniversario, bellissima mamma Joe. Grazie Susanna77, anche da mamma Joe. Zoe Jaco, un grande anche lui, è davvero una bella donna, la mamma di Joe, auguroni di buon anniversario, grazie mille Zoe. Francesco
io lo chiamo sempre Fra. Auguri Walter, Nico, ciao mamma e papà Joe, ciao Joe, grandioso, grazie anche a te Francesco, grande, grande, grande. Gianluca Rappa, grandioso, anche lui ci segue da tanto, video emozionante sotto tutti i punti di vista, complimenti, auguri per il vostro anniversario. Io il 6 agosto ho festeggiato il mio primo anno di matrimonio, un saluto alla bellissima famiglia Joe. Auguri anche a te, grandissimo Gianluca, di un ritardo, però un grande in bocca al lupo. Grazie ancora. Roberto Benigni, anche lui è un grande support di americano. Auguri caro, bella sorpresa da famiglia di Joe, sono d'accordo con te, grazie ancora mille Roberto. Italy Merry Season, bellissimo video, belli genitori di Joe e auguri Walter, Nicole, boom! Grazie Italy Mary, grandissima, grazie anche a te. E poi abbiamo Alex, age F73, Jolly, che nomino. Ciao Walter, ciao Joe, no, ciao Walter, Joe, mamma e papà Joe, bellissimo video come sempre, buon anniversario, le foto del matrimonio è stupenda, grazie mille caro. Grazie mille caro, sei sempre gentile, sempre sempre gentile, grazie mille. Mamma Jo mi ha fatto il commentino. Gliel'ho chiesto nel video e l'ha fatto. Che gioia. Dice, conoscere Walter è stato emozionante, anche per me Marina, veramente. Ragazzi, questo uomo non recita nel video, lui è veramente così. Tutto programmato ragazzi. Simpatico, solare, positivo, mette veramente di buon umore e sono contenta che Joe le abbia trovato qui un grande amico. Grazie, grazie mamma Joe, Marina Landi ovviamente, e grazie papà Joe. Anche per me è un grande onore avervi conosciuto, ed è Joel è mio fratellino, l'ho sempre detto, sempre dal primo momento, quindi lo porterò sempre con me nel cuore e gli darò sempre un po' di sberlette. Lo sto un po' massacrando ultimamente. Bene, va bene, va bene. E quindi è un grande amico, una grande persona, un grandissimo cuore, e le voglio proprio bene, e quindi le auguro il meglio di questa vita, di successo, di serenità e di amore, perché questa è proprio la cosa più importante. Quindi grazie mamma Jo. Farfalla Bianca, tanti auguri ragazzi, grazie mille Farfalla, grazie già mio, ha scritto 3 messaggi, quello più bello che mi piace, ciao Walter, è bello rivederti insieme a Joele, dai convincilo a tornare in attività su YouTube, prometto di non usare Adblock Plus. Ok. grande Salvatore Lieto, 9.42, un momento stupendo, grazie Salvatore, grazie mille. Mi sembra che quando do le bambine il regalo, mi sembra, sì. Adesso Alessandro Fontana, hashtag Joe, di Do tornare a fare video. E quindi grazie Alessandro, anche tu che sei sempre presente. Paola Laveno, buon anniversario, grazie mille Paola, grazie, sei una gioia. Monia Tocci, Gio, ti capisco benissimo, anch'io quando lavoro in pizzeria ero tutta ustionata, quindi poi dice buon anniversario a te e a tua moglie, grazie mille Monia Tocci, grandissima, grazie mille. Johnny Brasco, da quando ho cominciato a lavorare in pizzeria già sembra non avere più la stessa esperienza di prima, mi sbaglierò, ma non mi sembra contento, non oso immaginare come sarebbe se ci avesse investito anche soldi. Joe non è che è triste, Joe è dispiace perché sa benissimo che, come dico io, e poi correggimi Joe, questa pizza è sprecata ragazzi, questa pizza è sprecata per quel tipo di pizzeria, per quel tipo di clientela, neanche di pizzeria, clientela, e quel tipo di clientela del giorno, questa pizzeria è sprecata, quindi Joe soffre, e lo vedo anch'io, soffre, perché comunque sa benissimo che questa pizzeria, che questa pizza ha una potrebbe avere, e comunque meriterebbe una clientela molto più importante.
Comunque ci sono qualcosa di importante oggi che non ve lo voglio dire per Joe, sono molto contento e fiero di lui, e adesso ci sono una cosa bellissima nel negozio, quindi se vuole poi ve lo racconto a voi, io vi lascio la sorpresa. Lillo, andiamo avanti. Lillo Ciscona, mi raccomando, il tappo dello champagne, boom, auguri, grazie Lillo, grazie mille caro, grazie mille. Matteo Monte, ehi Matteo, buon anniversario a voi, speriamo un bel video Joe per noi, bella questa, bravo, grazie mille Matteo. Annalisa Palmieri, auguri Walter e Nicole, buon anniversario, grazie mille ancora Annalisa. Simona Serrao, auguri a te Nicole, grazie Simona. Simona è una delle ultime iscritte arrivate e quindi sta già partecipando, grazie Simona, ciao grandissima. Marta Monte, auguroni Walter a te Nicole, sei un simpaticone, boom, grazie mille. Anche Marta, non ho mai... Annalisa, Simona e Marta. Mi sa che sono arrivate quasi insieme più o meno. Grazie mille Marta, anche a te, grazie mille, grazie mille. Denise la vedo da un bel po', augurissimi, che belle persone che siete, hashtag Joe faccio un video congratulation, hai ragione, comunque grazie mille Denise, un abbraccio anche a te. Mauro Romano, many wishes to wife and husband, grazie mille Mauro, grazie. Luca Bertoncello, tantissimi auguri Walter e Nicole, grazie mille Luca, di cuore. Jay Dacrob, lui è un vecchio anche, non di età, ma un vecchio del canale, auguri boom, grazie mille Jay. Nordar dice sempre bello rivedere Joe, sono d'accordo con voi. Salvo Vecchio, simpaticissimi, anche Salvo è un neofita, nuovo del canale, lo sto incominciando a vedere molto di più, grazie Salvo, grazie mille, grazie. Ciao, lui è un vecchio, tanti auguri Walter, ora inseriamo un po' di hashtag, Gio faccio un video, Gio cos'è, torna sul tubo, Gio con il buongiorno, ne ha fatti una cifra, pray for Joe, proprio giornerò, dacci il nostro video quotidiano, Gio ti aspettiamo, penso basta per farci capire che ci manca, hai ragione. Ah, grazie mille, comunque carinissimi. Mario Onda, ciao, auguri per l'anniversario, grazie mille Mario, grandissimo. Giulio Moraci, auguroni Walter, buon anniversario, grazie anche a te Giulio. Fabio Link, è sempre presente anche lui. Auguri Walter e Nicole, buon anniversario, grazie caro. Italy Mary fa un altro commento, Gio torna. Sandra Ceravolo, auguri, siete una bella famiglia, grazie mille Sandra, grazie mille. Mauro Corbani, ciao Walter, per la patente del drone hai fatto solo la teoria o anche la pratica dell'esame? Quale tipo di patente stai prendendo? Peace. Oi, Mauro, è soltanto teoria, la patente del drone è soltanto teoria, non c'è una pratica. E praticamente è un base knowledge, aeronautical knowledge, è una conoscenza base dell'aeronautica, questo è la classe che sto facendo, che poi tratta di spazi aerei, meteorologia, comunicazioni, tutte queste cose qua, comunque nella per quanto riguarda l'aeronautico, yeah. Emanuele scrive auguri, boom, grazie mille, andiamo avanti, sto caricando. E Nerdland dice augurone, grazie mille caro anche te. E Algo Ashmik, auguri Walter, noi siete una bella coppia, quindi grazie mille per tutti i commenti bellissimi, sono riuscito a rispondere a tutti, buona serata, grazie ancora mille per seguire, grazie ancora mille per supportarmi, aiutarmi, ed è molto bello quando rispondete in tanti, quando mi fate sapere che ci siete, mi piace piacere che mi fa vedere che vi è piaciuto, oh my god, non riesco anche a parlare stasera, mi fa piacere che partecipate, mi fa piacere quindi, mi fa capire quindi che seguite il canale, che comunque ci connettiamo. Ah, ragazzi, un abbraccio gigante, Walter Americano, ci vediamo alla prossima. Boom!